Sono Lorenzo De Luca, presidente dell'associazione FabLab Dolomiti. Il mio compito oggi sarà introdurvi agli argomenti e presentarvi i relatori di queste puntate sulla tecnologia. Sono qui oggi con Daniel Kopiev, amministratore della pagina Instagram Vivere Belluno ed esperto di social e tecnologia. Nella puntata di oggi si parlerà dei social network e del loro utilizzo in sicurezza. I social network hanno rivoluzionato la nostra quotidianità. In meno di 20 anni sono diventati quasi l'unico modo per comunicare col mondo, ma non solo, anche per fare informazione o per creare interesse attorno a certe tematiche. Ma davvero sappiamo come funzionano e come facciamo ad usarli in sicurezza? I social network, come li intendiamo noi, sono tecnologie che permettono agli utenti di condividere contenuti, video, immagini, audio o testi e di interagire tra di loro. Su internet esistono migliaia di social network differenti e si possono dividere in base allo scopo che si vuole raggiungere. Per esempio, LinkedIn si usa per scopi lavorativi e professionali, Instagram per condividere video ed immagini relative alla propria vita personale, Twitter per condividere contenuti testuali in cui si esprimono le proprie idee o pensieri di vario genere, YouTube per guardare o creare contenuti video di tipo informativo, di svago o anche di formazione, WhatsApp per mantenersi in diretto contatto con i propri amici, colleghi e clienti grazie a messaggi istantanei e chiamate. Il social network attualmente più usato da tutte le fasce di età è Facebook. Infatti si tratta di un social network a 360 gradi, in cui si possono condividere momenti della propria vita, della sfera professionale, guardare contenuti video di qualsiasi genere, inviare messaggi oppure comprare e vendere prodotti. Il vero punto forte di ogni social network è la delega nella creazione dei contenuti agli stessi utenti che lo utilizzano. Questo ha portato ad una vera rivoluzione nel mondo della comunicazione di massa. Infatti in televisione o nel giornalismo c'è un editore che prepara il prodotto e lo rende disponibile a coloro che fruiscono del servizio, telespettatori o lettori del giornale. Mentre sui social ognuno può creare un contenuto per comunicare in tempo reale una notizia o un approfondimento agli altri utenti. Questa possibilità ha letteralmente stravolto il mondo, creando tantissime nuove opportunità, ma anche moltissime nuove problematiche. Il primo è quello della tutela dei più piccoli da tutti i rischi a cui potrebbero essere esposti navigando sui social network. Infatti sui network, come nella vita reale, non si ha mai la certezza delle intenzioni delle persone con cui si comunica. Le modalità in cui si cerca di debellare questo problema sono diverse da social a social. Per esempio, Facebook non interviene in prima persona, ma ha reso a disposizione dei genitori una guida web con tanti consigli utili per assicurarsi che il proprio figlio navighi in sicurezza. Instagram invece ha vietato l'accesso alla piattaforma a persone minori di 13 anni, se non con profili gestiti dai genitori. La seconda problematica invece riguarda la certezza nella veridicità delle informazioni che vengono condivise ogni giorno. Mentre sui canali di informazioni classici come TV o giornale possiamo essere sicuri della veridicità della notizia che vediamo, perché prima di andare in onda c'è stato il tempo di verificarla, sui social non è così. Essendo che le notizie viaggiano molto velocemente, non si ha il tempo di verificarle, ma acquisiscono veridicità in base al numero delle condivisioni che ricevono. Ad esempio, se un mio amico mi dicesse che gli alieni sono atterrati sulla Terra, farei fatica a crederli. Ma se questa notizia mi viene ripetuta da tante persone, amiche o sconosciute che siano, qualche dubbio che possa essere vera mi verrebbe. Il problema della diffusione di queste notizie false viene poi sommata alla radicalizzazione del pensiero che ne consegue. Infatti, tendiamo a schierarci delle notizie che leggiamo, non accettando che le nostre fonti vengano messe in dubbio. Bisogna sapere che per motivi commerciali, ogni social network ha la tendenza di formare le cosiddette bolle attorno ai propri utenti. Infatti, più io interagisco con una persona o un argomento particolare, più lo vedrò sulla mia sezione home. Infatti, tendiamo a schierarci nelle notizie che leggiamo, non accettando che le nostre fonti vengano messe in dubbio. Per motivi commerciali, ogni social network ha la tendenza di formare le cosiddette bolle attorno ai propri utenti. Infatti, più io interagisco con una persona, più lo vedrò sulla mia sezione home. Di conseguenza, l'applicazione mi fa vedere solo le cose che mi interessano, creando attorno a me una bolla di informazione, cioè solo un'opinione attorno ad un determinato argomento. I social network potrebbero rivelarsi pericolosi, ma sono anche utili, divertenti ed a tratti necessari. Non c'è l'obbligo di utilizzarli quotidianamente,
ma bisogna conoscerli. Se invece si ha il desiderio di mettersi in gioco ed entrare nel mondo delle reti sociali, va detto che a primo impatto la schermata di un social network potrebbe sembrare complicata, ma niente panico. Le applicazioni social sono studiate per essere il più intuitive possibili e l'unico modo per impararle è quello di immergersi dentro.